Buon pomeriggio a tutti, ringrazio tutti di essere presenti, in particolare il magnifico rettore dell'Università di Udine, professor Pinton, e l'assessore regionale, dottoressa Rosolen, e per questo convegno, per questa presentazione relativa alla valorizzazione del capitale umano, l'abbiamo intitolata, quindi la ricerca nei settori umanistici e delle scienze sociali al servizio del territorio. Quindi poi introdurrò, spiegherò un po' dopo nel dettaglio il progetto di cui si sta parlando e presenterò i vari assegnisti che presenteranno a loro volta le attività che sono state svolte finanziate dalla legge regionale 34 del 2015. Dopo la presentazione degli assegnisti vi sarà un confronto, una tavola rotonda che sarà moderata oltre che dal sottoscritto dalla dottoressa Segatti della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia, che ringrazio per la sua partecipazione. Come prima cosa darei la parola al magnifico rettore professor Pinton per i saluti istituzionali. Bene, grazie. Ti ringrazio Alessandro, ringrazio il delegato alla ricerca, professor Gasparetto, e saluto tutti, vi do il benvenuto, non so, in realtà online, però io sono in rettorato, quindi insomma, tutto sommato, ecco, almeno padrone della casa da cui vi sto trasmettendo, lo sono, lo faccio con grande piacere e soddisfazione, perché questo è il secondo evento di questo tipo. Il primo si è tenuto l'anno scorso ed è molto importante, e ne approfitto non solo per salutare, ma anche per ringraziare l'assessore Rosolen e naturalmente la Regione per aver continuato a credere che sia utile un supporto, un sostegno in questo ambito. Oggi sentiremo 5, 10, scusate, ricerche svolte nell'ambito, come diceva il professor Gasparetto, degli studi umanistici, di discipline umanistiche, delle scienze sociali, e che spesso magari non sono adeguatamente valorizzate. Mi fa piacere che si parli anche nel sopratitolo di valorizzazione del capitale umano. E io credo che questo sia molto importante, questa iniziativa, non solo naturalmente perché favorisce, è a sostegno della ricerca, alla ricerca di qualità, ma perché è destinata a giovani ricercatori, quindi non solo si fa attività di ricerca, ma si fa attività di formazione alla ricerca. Io credo che sia anche molto importante sottolineare, così come del resto è scritto anche nel titolo, al servizio del territorio, che questa iniziativa, e vedrete anche che sono estremamente variegati gli argomenti presentati, ha come obiettivo di favorire le relazioni fra il sistema universitario e della ricerca, ci sono anche altri enti della ricerca, e l'ambito culturale, economico, produttivo e sociale. Quindi, da una parte, diamo la possibilità ai giovani di compiere la propria ricerca, cosa che non è sempre semplice, e oggi anche di presentarla, sia pur sinteticamente. Dall'altra, di arricchire il loro percorso formativo creando anche una unione, una partnership, un dialogo con enti e aziende che hanno ospitato questi studi e hanno anche prodotto un'attività di tutorato nei confronti degli assegnisti. Colgo l'occasione anche per ringraziare naturalmente questi enti e queste aziende che hanno messo la loro disponibilità nella realizzazione di questo progetto. Per quanto ci riguarda, mi fa piacere ricordare, poi lo dirà magari più estesamente il professor Gasparetto, che sono 5 dipartimenti dei nostri 8 che sono coinvolti in questa attività, e naturalmente ogni ricerca è sostenuta da un docente o una docente che l'hanno seguita. E quindi da questo punto di vista credo che sia molto importante non solo avere la rappresentazione, ascolteremo le diverse tematiche, sono veramente molto diversificate, ma potrà essere anche un'utile occasione, come era volontà anche nel precedente incontro, di creare un confronto
tra regione e università. Di solito questo è piuttosto, abbiamo mille occasioni per farlo, un ulteriore, ma anche queste enti o le aziende che hanno collaborato e hanno partecipato a queste ricerche nel nostro territorio. Quindi io ringrazio tutti per la partecipazione, naturalmente ringrazio e mi complimento già con i ragazzi e le ragazze che hanno svolto questa attività di ricerca, con chi ha voluto organizzare anche questo incontro, e speriamo non solo che ci sia una certa, una terza edizione, qui naturalmente mi spingo avanti, ma l'assessore mi conosce già, ma che la possiamo fare naturalmente questa, la prossima, in presenza come è stata la precedente, in modo che sia anche non solo piacere ascoltarci o vederci attraverso uno schermo, ma vederci, poterci stringere la mano di persona. Quindi io ascolterò con molto interesse ciò che sarà poi presentato. Grazie, magnifico Rettore. Prima di passare la parola all'assessore Rosolen, ricordo che ai sensi della norma sulla privacy, noi stiamo registrando la riunione, questo evento, e quindi la registrazione sarà poi riprodotta sul canale YouTube Play Uniud, quindi vi sarà la possibilità per chi vuole di rivedere questa riunione, quindi anche le presentazioni degli assegnisti, e non solo, ma anche chi non può partecipare oggi ha la possibilità appunto di fruire di queste presentazioni. Quindi adesso lascerei la parola all'assessore Rosolen, assessore regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, all'istruzione, ricerca, università, lavoro, formazione e famiglia. Prego, assessore. Bene, buonasera a tutti, grazie al magnifico rettore, grazie al delegato del rettore alla ricerca, grazie a tutti quelli che partecipano e grazie soprattutto ai 10 studiosi dei settori umanistici e delle scienze sociali. Questa legge che ha visto la sua nascita nel 2015 in realtà era nata come intenzione già tra il 2008 e il 2009. Quando arrivando a ricoprire questo ruolo per la prima volta mi resi conto che l'attenzione nei confronti delle scienze umanistiche, della ricerca, di tutte le ricadute sociali al servizio del nostro territorio avevano perso attenzione da parte del sistema dei finanziamenti regionali. E non solo ha visto la luce nel 2015, ma sicuramente, come ha auspicato il rettore, ci saranno altri incontri, perché la regione anche nel 2019 ha finanziato questo tipo di attività, credendo fortemente nel ruolo che l'università, ma le scienze sociali in senso molto ampio, hanno sullo sviluppo di questo territorio. E non per tornare sempre sulla solita frase di cui siamo stufi probabilmente tutti quanti, il Covid non ha fatto altro che rafforzare la necessità di andare ad analizzare questi aspetti molto più umanistici che tecnici legati alla nostra società. Io sono ovviamente felice, sarò felice di ascoltare i risultati di questi lavori di ricerca e di questa dimostrazione di capacità di interazione tra l'università, il mondo della ricerca e il mondo delle imprese, sapendo già in realtà che hanno pienamente centrato l'obiettivo nel dare alcuni aspetti fondamentali e nello scegliere alcuni aspetti fondamentali che sono sicuramente il nostro passato, la storia di questa comunità, che sono sicuramente le ipotesi sull'evoluzione futura, che sono certamente l'attenzione alle persone e alle loro esigenze, ma permettetemi, e così comincio a utilizzare uno slogan coniato dalla dottoressa Segatti per quanto riguarda la nuova programmazione europea, che a me piace molto, è l'idea della comunità che apprende. Fino adesso anche le politiche europee erano tutte concentrate sulle persone,
Il passaggio è il grande passaggio che secondo me è la grande scommessa che secondo me dobbiamo fare in particolare in momenti come questi, è immaginare che sia l'intera comunità a dover crescere e non le singole persone in tutto il loro percorso. Con un auspicio che rimane sempre quello su cui io mi concentro, che è sicuramente l'interazione, come è stato detto perfettamente dal rettore nell'introduzione, tra università, ricerca e impresa, ma che deve essere assolutamente anche su tutto il nostro sistema dell'università e deve essere su un territorio che, come dico sempre, deve svolgere il suo ruolo attrattivo in maniera coesa e competitiva, non all'interno della regione ma all'esterno della stessa. Per cui vi ringrazio di questa opportunità e sono pronta ad ascoltare. Grazie molte, Assessore. E prima di passare la parola nell'ordine ai vari assegnisti che presenteranno l'attività che hanno svolto, semplicemente due parole sul progetto e vorrei anche poi citare gli enti e le aziende che hanno ospitato gli assegnisti, quindi hanno contribuito ai loro risultati. Quindi la legge regionale, appunto, come è già stato detto, ha come finalità di valorizzare il capitale umano operante nel sistema della ricerca, nel sistema accademico, in particolare con una vocazione in settori scientifico, disciplinari, umanistici e delle scienze sociali. E quindi sono stati finanziati questi 10 assegni di ricerca che hanno sostenuto dei percorsi di ricerca con ricadute sul territorio regionale destinati a ricercatori di età inferiore a 40 anni, residenti o presenti per motivi di studio e ricerca appunto sul territorio regionale. Quindi, come è stato ribadito, il percorso di ricerca dovrà coinvolgere anche altri organismi di ricerca o altri enti del territorio. In particolare gli enti e le aziende che hanno ospitato gli studi che quindi vorrei citare sono il cluster Arredo e Sistema Casa di San Giovanni al Natisone, il COMET, il cluster della metalmeccanica regionale, l'archivio di Stato di Udine, il centro studi Pierpaolo Pasolini di Casarsa, la biblioteca civica Ioppi di Udine, l'acquedotto Poiana di Cividale del Friuli e l'associazione La Nostra Famiglia Eugenio Medea, il Polo Friuli Venezia Giulia di San Vito al Tagliamento, la fototeca dei civici musei di storia d'arte di Trieste, il centro di riferimento oncologico di Aviano, l'International Center for Genetic Engineering Biotechnology di Area Science Park e infine il centro informazione e documentazione del comune di Tor Vescosa. Quindi ringrazio chiaramente tutti questi enti e in aggiunta anche l'associazione Vicino Lontano, dovrebbe essere presente tra i presenti la dottoressa Paola Colombo. Quindi io ora passerei a dare la parola in sequenza ai vari assegnisti, quindi seguiremo l'ordine che è sulla locandina. E ricordo ai singoli assegnisti che hanno 5 minuti per la loro presentazione, quindi la prima a presentare è Rubina Romanello, che vedo già pronta e sorridente. Quindi, allora Rubina ha svolto una ricerca dal titolo Smart Products e nuove strategie competitive. Il responsabile scientifico di questa ricerca è la professoressa Chiarvesio del DIES e l'ente che ha ospitato la ricerca è appunto il cluster Arredo Sistema Casa di San Giovanni al Natisone. Quindi lascerei la parola alla dottoressa Romanello, raccomandando possibilmente il rispetto dei tempi. Grazie. Buongiorno a tutti. Ecco, a tal proposito ho appena settato il timer, quindi spero di rimanere nei tempi. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per la parola. Sono molto felice di aprire questo convegno sulla valorizzazione del capitale umano.
avvio le slide per sincronia, spero che voi le vediate. Le vedete? Sì? No? Sì, le vediamo, le vediamo. Ottimo, perfetto, bene. Okay. Adesso non più. Non più? No. Bene, iniziamo con i problemi tecnici. Allora, vediamo. Ok, facciamo un Ctrl F. Ecco, adesso le vediamo nuovamente. Ok, allora, speravo di che voi le vedeste caricate completamente, comunque vabbè, facciamo così. Ok, buongiorno a tutti. Come diceva, come grazie, sono stata introdotta, io appunto sono Urbina Romanello e ho svolto un progetto di ricerca sugli smart and connected products e sulle nuove strategie competitive sotto la supervisione della professoressa Maria Chiarvesio e in collaborazione con due enti ospitanti che ringrazio, il cluster Avedo Sistema Casa e il cluster Comet. L'argomento della ricerca è piuttosto complesso, motivo per cui potrò presentarvi ovviamente solamente una sintesi degli argomenti, nonché dei risultati. L'obiettivo principale era indagare i diversi ambiti di applicazione dell'Internet of Things, sia in relazione alle fabbriche che alla realizzazione di prodotti smart e connessi e eventualmente sondare potenziali impatti sia a livello organizzativo che appunto sulle relazioni delle imprese con i fornitori e i clienti. Abbiamo seguito tre filoni di indagine principali. Il primo era quello iniziale, in cui ci siamo interrogati sulle potenziali applicazioni dell'IoT e abbiamo individuato appunto smart product, smart factory, smart city e smart society come i possibili livelli di applicazione. Il secondo filone di indagine invece si è proposto di indagare le interazioni tra l'Internet of Things e altre tecnologie di industria 4.0 in relazione anche alle strategie di servitizzazione delle imprese. In conclusione ci siamo poste l'obiettivo di indagare anche l'eventuale interazione di IoT e Big Data Analytics in relazione a, appunto, ai dati che possono essere raccolti da smart product, ma anche da smart devices e smart plant. C'era una generale carenza di ricerca empirica sul tema, pertanto abbiamo sviluppato sia analisi qualitative che analisi quantitative. Per quanto riguarda i risultati, ovviamente devo essere breve per ragione di correttezza nei confronti anche dei colleghi, ma mi piace presentarvi appunto i risultati in relazione ai tre filoni che ho menzionato. Quindi in relazione agli smart and connected product abbiamo visto che i componenti di intelligenza e di connettività sono quelli che permettono di realizzare la personalizzazione del prodotto, che si concentra appunto nella componente di servizio dell'aggregato prodotto-servizio e con benefici che si presentano sia per il consumatore sia per il produttore. Invece in ambito smart factory abbiamo visto e verificato che l'adozione congiunta di alcune tecnologie di industria 4.0, fra cui appunto Internet of Things, che è in grado di interagire con altre tecnologie, fra cui i Big Data Analytics, il cloud, ma anche la simulazione per esempio, possono in qualche modo favorire una transizione verso una strategia di servitizzazione più radicale delle imprese, con impatti positivi sulle performance. Infine, per quanto riguarda l'indagine sui Big Data and Analytics, abbiamo visto che questi Big Data Analytics possono essere svolti in diversi ambiti di applicazione all'interno dell'impresa, produzione, logistica, marketing, ma anche human resource management, con impatti positivi sulle performance o grazie alla riduzione di costi, all'aumento di efficienza operativa, ma anche per esempio in ambito marketing possono essere utilizzati per realizzare la profilazione dei clienti, anche grazie ai dati che possono essere raccolti dai prodotti intelligenti e connessi anche in fase successiva alla vendita e quindi dati molto utili che possono riguardare appunto l'utilizzo dei prodotti dopo la vendita. Senza entrare in ulteriori dettagli, concludo
raccontandovi che insomma due dei nostri articoli sono stati premiati rispettivamente, uno nella conferenza di management europea a Lisbona e l'altro alla conferenza nazionale di management a Roma, la Sapienza, nonché ci siamo premurati di confrontarci a livello accademico anche in altre conferenze, ne menziono alcune: l'Academy of International Business a Copenaghen, l'ISME Workshop a Bolzano, ma anche abbiamo svolto partecipato a diversi convegni di disseminazione, due organizzati dal cluster Arredo Sistema Casa, uno sui mercati esteri nel mondo del legno arredo e uno sul sistema casa FVG. Alcune pubblicazioni sono state già confermate, altre invece, altri lavori sono ancora under review. Vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola ai colleghi, sperando di essere stata. Sì. Grazie, molto bene, grazie dottoressa Romanello dell'interessantissima presentazione e anche del rispetto dei tempi. Volevo citare solamente i suoi due tutor aziendali, che sono stati Carlo Piemonte per quanto riguarda il cluster Arredo e Sistema Casa e Stefania Delti per quanto riguarda il Comet. Grazie ancora. Passiamo alla prossima presentazione, che è di Alex Cittadella. Alex Cittadella, vediamo se riusciamo a vederlo. Ecco, tra l'altro mi è stato riferito che Alex Cittadella è un neopapà di una bimba di 2 giorni, quindi i miei complimenti. E tra l'altro, appunto, vorrei anche segnalare che oltre al neopapà Alex Cittadella vi sono numerose mamme o neomamme tra le appunto assegniste di ricerca, quindi questo fa anche vedere quale sia la passione con cui questi assegnisti di ricerca hanno svolto la loro attività, anche coniugando, riuscendola a coniugare anche con impegni ben gravosi come quelli familiari. Quindi adesso lascerei la parola ad Alex Cittadella, il quale ha svolto un'attività di ricerca dal titolo Economie domestiche, ruolo e scritture delle donne nell'amministrazione della casa e della famiglia nel Friuli di età moderna, secoli XVI-XIX. Il responsabile scientifico di questa ricerca è la professoressa Laura Casella del DIUM e la ricerca è stata svolta presso l'Archivio di Stato di Udine con tutor la dottoressa Luisa Villotta. Quindi prego, dottor Cittadella, anche per lei 5 minuti. Buonasera a tutti. Allora, il progetto è stato attuato in sinergia tra il Dipartimento DIUM sotto la responsabilità della professoressa Laura Casella e si è inserito in realtà in un progetto molto più ampio guidato proprio da Laura Casella sulla scrittura quotidiana femminile nel Friuli moderno. Quindi si tratta di un tassello di una ricerca che in realtà si sta svolgendo da diversi anni ed è ancora in corso. Qual era l'obiettivo di questa ricerca? Era quello di realizzare un censimento, di una classificazione della scrittura quotidiana femminile in Friuli. I secoli di riferimento andavano dal XVI all'inizio del XIX secolo. E scrittura quotidiana femminile significa tutta quella scrittura che non è letteraria, quindi quella che viene utilizzata per scopi quotidiani e a cui accennerò in modo più specifico dopo. E a partire da questo censimento e classificazione delle fonti si è avviato uno studio sul ruolo delle donne all'interno della famiglia e in particolare nella gestione della casa e dei patrimoni collegati alle varie famiglie, soprattutto nobili, ma non solo. Il riferimento è quello dei contesti agrari e urbani preindustriali. Questo ci ha permesso di cominciare ad analizzare quali sono le azioni messe in campo dalle donne stesse e qual è la modalità di costruzione della memoria di queste azioni all'interno degli archivi familiari. E il partner principale è stato l'Archivio di Stato di Udine, dove la dottoressa Luisa Villotta, oltre ad avermi accolto, mi ha fatto anche da tutor.
Quali sono le fonti che abbiamo preso in considerazione? Sono tutte quelle scritture quotidiane prodotte direttamente da donne, quindi autografe o redatte da loro o da altri soggetti, che raccontano e raccolgono la memoria di quanto le donne fanno all'interno delle famiglie. Quindi si tratta di libri di famiglia, libri sulle spese personali e domestiche, memoriali, libri contabili di gestione sia dei beni mobili che dei beni immobili, libri sull'educazione dei figli e tutta una serie di altri scritti personali. Le protagoniste, come ho detto, sono state principalmente delle donne nobili, cito alcune famiglie, la nobiltà Colloredo, Savognani, della Torre, Rabatta, per fare solo alcuni esempi, ma anche donne provenienti dal contesto artigiano e mercantile. C'è un caso molto significativo, che è quello di Venere Bosina, che è una donna non del ceto nobiliare, che opera nella seconda metà del Cinquecento. Queste fonti sono state analizzate non solo dal punto di vista contenutistico, ma anche dal punto di vista della loro materialità. Quali sono state? La ricerca si è divisa in due fasi. Una prima fase ha visto lo spoglio dei fondi archivistici, principalmente l'archivio di Stato di Udine, ma non solo, anche l'archivio di Stato di Gorizia, la biblioteca statale isontina, sempre di Gorizia, e gli archivi di alcune famiglie private, per un complessivo ammontare di 32 archivi pubblici e 9 archivi conservati presso privati. La seconda fase ha previsto la realizzazione di un vero e proprio censimento basato su alcuni criteri sia archivistici sia relativi al manoscritto. Nel complesso sono stati raccolti riferimenti per circa 400 libri di famiglia, tutti femminili, e sono stati digitalizzati in tutto o in parte 135 di questi pezzi. Quali sono stati alcuni dei risultati? Beh, il primo risultato è stato appunto quello di creare un corpus di scrittura femminile, dove in un contesto in cui inizialmente si pensava che questi libri fossero abbastanza rari, invece nel Friuli, nel contesto friulano, siamo riusciti a trovarne, classificarne circa 140. Attraverso questo corpus abbiamo avviato una definizione della scrittura femminile di natura non intellettuale letteraria e ridefinito in parte il modello che queste donne assumono all'interno, il ruolo che queste donne assumono all'interno della gestione della casa, dando una positività maggiore a quella che era la funzione femminile, il ruolo femminile all'interno della gestione delle case stesse e dei patrimoni collegati alle casate. Scorro rapidamente in conclusione alcuni esempi di questi volumi. Questo è il rotolo di Anna Giulia di Zucco del 1753. In realtà in sé, oltre a contenere dati molto interessanti, ha anche una vena particolarmente artistica, mentre altri libri interessanti sono quelli di Silvia Rabatta di Colloredo, libri di livelli, sui livelli dei suoi affittuari, libri delle spese domestiche, che vanno a ricostruire la sua figura e la sua attività all'interno della famiglia Colloredo. Concludo segnalando appunto che questa ricerca, che è un primo passo e un tassello, andrà poi a completarsi con gli studi che attualmente ancora sta completando e portando avanti la professoressa Laura Casella. Vi ringrazio per l'attenzione. Bene, molte grazie dottor Cittadella. Passiamo alla presentazione successiva. Si può togliere la condivisione dello schermo, per favore? Ecco, la presentazione successiva è di Simona Schiattarella. Il titolo è Identità, plurilinguismo e diversità linguistica nelle opere di Pierpaolo Pasolini, ricadute terminologiche. La ricerca è stata svolta con la professoressa Raffaella Bombi del DIUM come responsabile scientifico e si è effettuata presso il Centro Studi Pierpaolo Pasolini di Casarsa della Delizia con tutor il dottor Pietro Colussi. Prego. Dottoressa Schiattarella. Condivido subito anche io il mio schermo.
Spero che si veda. Sì, si vede, prego. Innanzitutto vi ringrazio per l'opportunità di poter esporvi brevemente il mio progetto, per il quale mi sono avvalsa della preziosa guida della professoressa Raffaella Bombi e del presidente del Centro Studi per Paolo Pasolini, Piero Colussi. E l'obiettivo del mio studio si inquadra in un filone di studi molto attivo all'interno dell'Università di Udine, che è quello appunto del metalinguaggio, portato avanti appunto da molti linguisti come appunto la professoressa Bombi, e in particolare io mi sono concentrata sull'analisi del metalinguaggio del plurilinguismo nell'opera di Pierpaolo Pasolini. La prima attività di ricerca che ho svolto è stata appunto una disamina del dibattito sulla lingua italiana, che proprio negli anni 60 e 70, grazie a Pierpaolo Pasolini, ha avuto un nuovo impulso. Infatti nel 64 Pasolini ha pubblicato un saggio, Le nuove questioni linguistiche, che ebbe grandissima importanza e rilievo e che ha riaperto appunto la questione della lingua in Italia. Per questa ricerca mi sono avvalsa soprattutto di fonti linguistiche e non, come riviste dell'epoca, e mi sono focalizzata in particolare su un glottonimo italiano che ha attratto la mia attenzione. Glottonimo che negli anni Ottanta è diciamo entrato a far parte del metalinguaggio della linguistica con un'accezione di lingua ibrida tra italiano e inglese, grazie a un eminente linguista che è Gian Renzo Clivio, ma che nelle sue prime accezioni, ad opera soprattutto di intellettuali non linguisti come Luciano Bianciardi, Gabriele Baldini e Ennio Flaiano, aveva altre accezioni che rispecchiano molto da vicino idee pasoliniane sui cambiamenti in atto nella linguistica, nella lingua italiana, pur appunto non facendo parte questo italiese nel repertorio terminologico adoperato da Pasolini. In particolare le idee che rispecchiano è quella di lingua stereotipata, lingua in qualche modo impoverita rispetto alla ricchezza dell'italiano. Il risultato di questa ricerca è stato pubblicato nei saggi interlinguistici e metalinguistici a cura della professoressa Bombi, dal titolo appunto il saggio Riflessioni su un tecnicismo del metalinguaggio della linguistica italiese. Altro spunto di ricerca è stata la trascrizione della Lectio Magistralis del professor Paolo D'Achille, tenutasi nell'ambito della 43esima edizione della Scuola Estiva di Glottologia e Linguistica organizzata dalla SIG e dal DIUM. A partire da questa trascrizione da me fatta e rielaborata, ho potuto stilare un indice di forme pasoliniane, forme che in parte sono entrate a far parte del vocabolario normale di noi italiani. Segnalo qui alcuni casi: bulletto, sgamare, ammazza, palazzo. Quindi forme che sono del lessico comune oramai, ma anche tecnicismi pasoliniani invece che sono appunto di interesse soprattutto linguistico, come per esempio italiano parlato medio, lingua tecnico-scientifica, tecnicismi che all'epoca non hanno riscontrato il favore dei linguisti, ma che successivamente sono stati molto apprezzati e che rispecchiano invece opinioni di linguisti anche molto importanti. Il risultato di questa ricerca è appunto la pubblicazione di questo volume, Pasolini per l'italiano, l'italiano per Pasolini, del professor D'Achille da me curato, con quest'indice di nomi e forme notevoli. E la pubblicazione del volume è entrata a far parte della collana Lezioni di Linguistica e Comunicazione, diretta dalla professoressa Bombi, dal professor Orioles e dal professor Costantini. Per quanto riguarda invece l'attività di ricerca che ho svolto presso il Centro Studi di Casarsa, ho in parte provveduto a un riordino, un'organizzazione dell'archivio del centro e in parte ho collaborato alla cura redazionale degli atti del convegno Pasolini e giornalismo tenutosi tra il 2017 e il 2018. Per quanto riguarda il riordino dell'archivio, ho provveduto soprattutto a mettere in sicurezza i documenti presenti nell'archivio che fanno parte di fondi preziosi come il fondo Cicero e il fondo Nallini, che contengono autografi pasoliniani. E la messa in sicurezza ha previsto l'inserimento dei documenti stessi in buste di pergamino antiacido, in modo che l'utenza possa consultare i documenti senza correre il rischio di danneggiarli. Ho provveduto poi a una nuova suddivisione dei documenti stessi che però rispecchiasse comunque l'archivio digitale del sito, in modo che l'utenza non abbia difficoltà a rinvenire i documenti cercati. Ho poi provveduto a inventariare due nuovi fondi
il fondo Ellero donato dal professor Gianfranco Ellero di recente al centro e il fondo Colussi donato appunto dal presidente del centro, fondo che contiene materiale pubblicitario relativo a attività del centro stesso e documenti di tipo amministrativo, ma anche un'interessantissima rassegna stampa di articoli di giornale dal 75 a oggi, articoli che riguardano appunto per Paolo Pasolini e la storia del centro studi. Per quanto riguarda invece la collaborazione e la cura redazionale, ho provveduto a trascrivere interventi del convegno tenutosi tra 2017 e 2018, in particolare le relazioni di Tommaso Di Francesco, Antonio Padellaro, Benedetta Tobagi, Nicola Mirenzi, Filippo Laporta. Gli atti del convegno quindi sono stati pubblicati in un volume recentemente edito, Gettiamo il nostro corpo nella lotta, il giornalismo di Pierpaolo Pasolini, a cura del professor Luciano De Giusti e della compianta Angela Felice. Io ho terminato, spero di non aver sforato e vi ringrazio per l'attenzione. Ecco. Benissimo, grazie dottoressa Schiattarella. Passiamo alla prossima presentazione che è di Elisa Bertoldi. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, Elisa Bertoldi presenta narrazioni in lingua inglese L2 per bambini e adolescenti in contesti informali di acquisizione, approcci innovativi e inclusivi per le reti di biblioteche del territorio. Il responsabile scientifico della sua ricerca è la professoressa Maria Bortoluzzi del DIL. E per quanto riguarda l'ente ospitante è la Biblioteca Civica Ioppi, sezione ragazzi di Udine. Il tutor è la dottoressa Tiziana Danna. Quindi prego, dottoressa Bertoldi, anche per lei 5 minuti. Grazie, innanzitutto grazie per questa opportunità, è un piacere essere qui ed è un piacere presentare questo progetto che ha avuto una vita ben più lunga dell'assegno di ricerca e che permette tuttora di organizzare iniziative e di raccogliere risorse. Vado con la condivisione dello schermo. Ecco, ditemi se vedete. Sì, si vede. Benissimo. Allora, il progetto Narrazioni in lingua inglese L2 si focalizza sull'uso della narrazione e dello storytelling per un approccio, una strategia motivante per l'approccio alla lingua inglese L2 già dalla primissima infanzia. L'idea per questo progetto nasce dalla lunga collaborazione che c'è fra il DIL dell'Università di Udine e la Biblioteca Civica Vincenzo Ioppi, che è diventata poi nostro partner in questo progetto, nonché soggetto ospitante. Gli obiettivi posti all'inizio di questo progetto erano promuovere l'utilizzo della narrazione orale come approccio alla lingua inglese L2 in contesti comunicativi informali come appunto gli incontri nelle biblioteche, identificare e sviluppare metodologie didattiche, strategie e risorse per la narrazione in lingua inglese L2 per contesti informali e materiali che si potessero poi diffondere, divulgare, e promuovere approcci inclusivi per la narrazione in inglese L2 in contesti informali. Fulcro, diciamo, di questo progetto e nonché oggetto di osservazione della ricerca è l'iniziativa Let's Tell a Tale, letture animate e laboratori in inglese per bambine e bambine dai 4 agli 8 anni. Questi appuntamenti, queste letture animate si svolgono nella sezione ragazzi della Biblioteca Civica Vincenzo Ioppi nei pomeriggi fra ottobre e maggio. Il progetto ha permesso di estendere questa iniziativa anche alle biblioteche circoscrizionali dell'area di Udine, non solo, ha permesso anche di coinvolgere studenti e studentesse del corso di laurea in scienze della formazione primaria come volontari narratori e volontari e narratrici. Dunque, che cosa in sostanza, quali sono le azioni pratiche che ha consentito questo progetto? Innanzitutto ci ha consentito di organizzare 20 incontri di narrazione in inglese nelle biblioteche dell'area di Udine, coinvolgendo circa 160 bambini e bambine con le rispettive famiglie.
Non solo, ci ha permesso di organizzare iniziative di formazione rivolte alle volontarie narratrici e ai volontari narratori che hanno preso parte al progetto e che quindi sono stati seguiti nel loro percorso di preparazione, di formazione e hanno potuto prendere parte a laboratori e a workshop sul tema. Inoltre, le osservazioni che abbiamo condotto durante gli eventi nelle biblioteche ci hanno consentito di raccogliere una serie di risorse, di materiali che poi sono stati utilizzati durante iniziative di formazione rivolte a docenti di varie scuole del territorio, di vari istituti comprensivi che ci hanno ospitati. Per quanto riguarda la diffusione e la divulgazione dei risultati, il progetto ha permesso un'intensa attività di diffusione e di divulgazione. Innanzitutto sono state fatte diverse presentazioni del progetto e dell'iniziativa sia in ambito universitario ma anche nell'ambito dell'orientamento agli studi universitari e diverse scuole secondarie di secondo grado hanno accolto la nostra presentazione dell'iniziativa. Inoltre ci sono state abbiamo preso parte a diverse conferenze e seminari in ambito accademico, sia nazionali che internazionali, e ovviamente ci sono state numerose pubblicazioni. Mi dispiace che la slide non permetta di farvi vedere l'immagine appieno, ma se faccio così forse la vedete. Vorrei citare forse la più importante fra le pubblicazioni, che è il volume Let's Tell a Tale, Storytelling with Children in English L2. Questo volume, oltre a presentare il quadro teorico di riferimento di questo lavoro, di questa ricerca, raccoglie tutte le risorse di questa esperienza di un anno con la Biblioteca Civica Vincenzo Ioppi. Il volume ovviamente è rivolto a docenti, a futuri docenti, ma anche a chiunque fosse interessato all'uso della narrazione, dello storytelling con i bambini per un approccio informale. Le risorse sono state anche condivise online attraverso una comunità online per insegnanti di lingua inglese, la comunità YelTel, la piattaforma LearnWeb, sviluppata grazie al centro di ricerca L3S di Hannover in Germania, e il sito internet YEL UniUD, che avrà presto la sua versione aggiornata. È tutto, vi ringrazio, grazie per l'attenzione. Molte grazie, dottoressa Bertoldi. Passiamo alla prossima presentazione di Giada Rossi. Giada Rossi. Eccomi, buongiorno. Ecco. Buongiorno, dottoressa Rossi, che presenta schemi comunicativi e uso consapevole della risorsa acqua. Si tratta di un'attività di ricerca avente come responsabile scientifico la professoressa Fabiana Fusco del DIL, in collaborazione col professor Daniele Goi del DPIA. E l'attività di ricerca è stata svolta presso l'acquedotto Poiana, Cividale del Friuli, e il tutor del soggetto ospitante, il dottor Alessandro Patriarca. Prego, anche per lei 5 minuti. Bene, intanto buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità. Cercherò di raccontare brevemente quello che è stato fatto. Vado inizialmente a condividere lo schermo, così potete vedere anche voi la mia presentazione. Eccola qua, vediamo se arriva. Sì, si vede. Ecco, bene, quindi io sono Giada Rossi, appunto vi presenterò brevemente questo progetto che ho avuto il piacere di seguire, schemi comunicativi e uso consapevole della risorsa acqua, sotto la guida della responsabile scientifica, la professoressa Fabiana Fusco, in collaborazione con il professor Daniele Goi del DPA, e insieme al tutor esterno, l'ingegnere Alessandro Patriarca, che è il direttore del soggetto ospitante, Acquedotto Poiana S.P.A. Bene, gli obiettivi di questo progetto sono stati quelli di indagare e stimolare la comunicazione sul tema della risorsa idrica, un bene vitale che va tutelato e gestito lungo tutto il ciclo idrico integrato. Per questa ragione abbiamo pensato degli obiettivi più specifici, cioè creare una mentalità di collaborazione tra i portatori di interesse, gli stakeholder,
seminare collegamenti tra tutte le realtà che si occupano di questo bene prezioso a più livelli e coordinare quindi una rete culturale sulla tematica acqua. Bene, da questi obiettivi nasce il progetto Comunicare H2O, che abbiamo scelto come titolo molto identificativo, abbiamo creato anche un logo, per racchiudere un po' e focalizzare sulle parole chiave che identificano le finalità, che sono appunto quelle di creare una cultura consapevole sulla risorsa acqua. Quindi nel titolo noi troviamo che i nostri scopi sono quelli appunto di affrontare nuovi approcci comunicativi rispetto al tema della qualità, in particolare dell'acqua, sensibilizzare alla tutela di questa risorsa e in particolare rivolgerci al nostro territorio, quindi con una connotazione fortemente territoriale. Il progetto si articola in diverse azioni. Diciamo, quella principale è stata l'istituzione di un tavolo di lavoro coordinato dall'università a cui abbiamo invitato i diversi portatori di interesse. Quelli che hanno risposto da subito sono stati ovviamente il soggetto ospitante, quindi uno dei 7 gestori del servizio idrico in regione, l'Acquedotto Poiana, ma anche il CAFC S.P.A. e hanno aderito anche alcune organizzazioni della società civile e di tutela del consumatore, quindi abbiamo Lega Ambiente FVG, il Centro di Volontariato Internazionale CEVI e i Consumatori Attivi. Una delle prime azioni che nasce proprio dal lavoro di questo tavolo multi-stakeholder è stata l'ideazione di un sondaggio per conoscere i bisogni dei cittadini e degli stakeholder stessi rispetto al tema dell'acqua e rilevare criticità e necessità di informazione degli utenti rispetto a questo bene e in generale al concetto di ciclo idrico integrato. Grazie al risultato di questo sondaggio abbiamo potuto ideare anche delle ulteriori azioni, per esempio attività di formazione rivolta a studenti ed insegnanti, attività di divulgazione con la raccolta e l'elaborazione di materiali informativi che abbiamo poi condiviso all'interno del sito internet dedicato al progetto Comunicare H2O, e infine eventi rivolti alla cittadinanza e agli stakeholder per dialogare con i cittadini e approfondire alcune tematiche di interesse sul ciclo idrico integrato. I risultati del progetto sono che nell'anno di lavoro abbiamo potuto realizzare 10 incontri del tavolo di lavoro multi-stakeholder. Abbiamo realizzato un sondaggio su un campione di 800 persone che ci ha consentito di raggiungere, come potete vedere dalla carta, in maniera diffusa tutto il territorio regionale. Abbiamo realizzato un progetto di alternanza scuola-lavoro presso un istituto di scuola secondaria di secondo grado e 3 eventi rivolti alle scuole, alla cittadinanza e agli stakeholder presso il territorio della città di Udine. Un sito web e una pagina social dedicati al progetto che ci hanno consentito quindi di diffondere ulteriormente i messaggi, i contenuti, i contributi raccolti durante l'anno. E tutto questo lavoro in realtà non si è fermato a questo primo anno di progettualità perché grazie al contributo di uno dei partner del gruppo di lavoro Comunicare H2O, che è il CEVI, abbiamo avuto la possibilità di continuare il lavoro, quindi attualmente abbiamo chiuso il secondo anno di attività di questo progetto e speriamo che l'iniziativa di oggi sia di buon auspicio per avviarci verso il terzo anno di attività e raccogliere ancora molti altri risultati. Quindi ringraziandovi per l'attenzione vi lascio i nostri contatti e vi auguro buon proseguimento. Bene, grazie dottoressa Rossi. E se può togliere per favore la condivisione dello schermo così passiamo alla successiva presentazione di Marco Zanon,
Il titolo è Buongiorno, percezione dei comportamenti ingannevoli altrui in una società multietnica. Il responsabile scientifico è il professor Cosimo Urgesi del DIL e l'attività è stata svolta presso l'IRCCS Eugenio Medea, associazione a nostra famiglia del Polo Friuli Venezia Giulia di San Vito al Tagliamento. Il tutor aziendale, chiamiamo o meglio del soggetto ospitante, è la dottoressa Barbara Tomasino. Prego, anche per lei 5 minuti. Riuscite a vedere la mia presentazione? Sì. Riuscite a sentirmi? Sì. Perfetto. Buongiorno a tutti. Vi ringrazio innanzitutto per l'invito a questo incontro e quello di cui vi parlerò oggi è sostanzialmente lo studio che ho condotto presso il laboratorio del professor Urgesi dell'Università di Udine in collaborazione appunto con l'Istituto Medea e Fondazione Nostra Famiglia. Si tratta sostanzialmente di uno studio di neuroscienze sociali in cui ci siamo chiesti come funziona il nostro cervello quando interagiamo, osserviamo con il comportamento di un'altra persona che può essere di etnia diversa dalla nostra. L'essere umano è caratterizzato dalla sorprendente capacità di comprendere le intenzioni che muovono le azioni delle altre persone con cui interagiamo, senza doversi per forza basare sulla comunicazione verbale. Osservando i gesti di un'altra persona, infatti, riusciamo a capire se le intenzioni sono buone oppure cattive, insomma, se l'altra persona sta agendo in modo genuino o cerca di ingannarci. Questo è di grande aiuto nella vita quotidiana perché ci permette di prevedere lo scopo dell'azione dell'altro e di mettere noi in atto comportamenti di cooperazione o di difesa. In altre parole, l'accurata predizione dei comportamenti altrui ci permette di interagire in modo efficace con gli altri e aumenta il nostro senso di sicurezza sociale. Ma come avviene tutto questo? Come fa quindi il nostro cervello a comprendere e interpretare le azioni che osserviamo? C'è da dire che in passato numerosi studi hanno dimostrato che uno dei meccanismi fondamentali che il nostro cervello utilizza per comprendere le intenzioni altrui è quello di simulare l'azione che sta osservando coinvolgendo le stesse aree motorie e corticali che si attivano quando noi stessi eseguiamo quell'azione. In altre parole, il nostro cervello elabora l'azione osservata attivando le aree motorie come se noi stessi dovessimo fare quell'azione, ad esempio afferrare un oggetto o spostarlo su un tavolo. Si è ormai diciamo, conosciuto il coinvolgimento delle aree motorie in questo meccanismo automatico e immediato di simulazione, c'è da dire che non è ancora del tutto chiaro come queste si attivano quando osserviamo un'azione fatta da una persona che ad esempio per il colore della pelle è diversa da noi. Inoltre non è ancora del tutto chiaro come le aree motorie si attivano quando osserviamo le reazioni ingannevoli, cioè quando osserviamo un movimento fatto per indurci ad interpretare un'intenzione diversa da quella che è l'intenzione reale. In sostanza, un primo obiettivo del mio studio è stato quello di capire come le aree motorie si attivano quando osserviamo un'azione genuina, cioè un'azione vera, oppure quando osserviamo un'azione ingannevole. In particolare quando questa azione è eseguita da una persona appartenente a un gruppo etnico diverso dal nostro. Infine, un secondo obiettivo dello studio è stato quello di comprendere se il meccanismo di simulazione corticale subisce un'interferenza a causa di fattori contestuali legati proprio al gruppo etnico di appartenenza dell'altro, quali ad esempio attitudini implicite oppure pregiudizi razziali. Nel nostro studio sono stati coinvolti 25 partecipanti volontari bianchi che hanno eseguito un compito abbastanza semplice. I partecipanti erano posti davanti allo schermo di un computer e osservavano su un video di un attore che muoveva con la propria mano un oggetto. La mano era ferma sul tavolo, muoveva la mano, come potete osservare in queste slide, la mano si muoveva, afferrava l'oggetto e l'oggetto veniva spostato su un ripiano posto davanti all'attore. Okay. L'oggetto mosso in ciascun video poteva essere leggero oppure pesante. Il compito del partecipante era quello di dire il peso reale dell'oggetto, quindi se l'oggetto era reale, pesante oppure leggero. L'aspetto dell'oggetto era un cubo nero, era lo stesso per ciascun video, quindi l'aspetto di per sé non dava nessun indizio sul peso reale dell'oggetto. L'indizio veniva fornito dall'attore con la sua azione. Infatti, quando abbiamo registrato questi video, abbiamo chiesto all'attore di fornire indizi reali sul peso dell'oggetto oppure cercare di ingannare l'osservatore.
L'attore, come potete vedere, era di colore bianco oppure di colore nero. Oltre a questo compito, i soggetti venivano valutati per i loro pregiudizi razziali oppure per attitudini implicite. Infine, attraverso una tecnica che prende il nome di stimolazione magnetica transcranica, veniva valutata la cosiddetta eccitabilità corticale, cioè l'attività dell'area motoria, quell'area che ci permette di eseguire un movimento, stimolando in modo non invasivo il cervello, quello che noi andiamo a registrare durante l'esecuzione del compito è una risposta motoria, la cui ampiezza ci dà un'idea di quella che è l'attività corticale durante l'esecuzione del movimento. Brevemente, i risultati ci hanno dimostrato che effettivamente gli attori e i soggetti venivano ingannati durante l'osservazione dei video ingannevoli, mentre erano bravi, quindi riconoscevano correttamente il peso dell'oggetto durante i video in cui l'azione era reale. Dal punto di vista neurofisiologico, quello che si osservava era che la corteccia motoria era effettivamente più eccitabile durante il compito di riconoscimento del peso, e questo ci confermava l'ipotesi che un meccanismo di simulazione entra in gioco quando osserviamo le azioni. Il dato interessante in questo caso era che quando osserviamo un'azione veritiera, la nostra corteccia motoria si attiva in modo diverso a seconda che l'attore fosse di colore bianco o fosse di colore nero. Infine, il dato ancora più interessante è stato osservato quando abbiamo analizzato il dato neurofisiologico nell'osservare un'azione ingannevole. In questo caso qua si osservava un'aumentata eccitabilità corticale, si osservava una differenza tra eccitabilità corticale quando si osservava un attore bianco o un attore nero, ma questa differenza era tanto maggiore quanto maggiore era il pregiudizio implicito ed esplicito del partecipante nei confronti di persone di un gruppo etnico diverso. In sintesi, per concludere, lo studio dell'eccitabilità motoria ci conferma nel nostro esperimento che il sistema motorio interviene durante la comprensione delle azioni altrui attraverso meccanismi simulativi. Inoltre, i nostri dati hanno indicato che il gruppo etnico di appartenenza è un fattore di più alto livello ma contestuale all'azione, in grado di modulare questo meccanismo automatico e immediato. C'è anche da dire che i nostri dati dimostrano che le caratteristiche fisiche associate a un gruppo etnico, come ad esempio il colore della mano, innescano dei pregiudizi di tipo razziale che interferiscono con questi meccanismi simulativi necessari per comprendere l'azione altrui. Infine, c'è da dire anche che oltre a questo sistema di simulazione, i nostri dati suggeriscono che entrano in gioco altri meccanismi neuronali. Infatti, al dato comportamentale, i nostri partecipanti non mostravano nessuna differenza legata al colore della mano che veniva osservato. Ci tengo a dire che questo studio è stato presentato oltre a questa occasione al congresso della Società Italiana di Psicofisiologia e Neuroscienze Cognitive sotto forma di un poster. E concludo questa mia presentazione, forse un po' troppo veloce, scusatemi, ringraziando tutti voi per l'attenzione. Bene, grazie dottor Zanon. Passiamo alla prossima presentazione della dottoressa Alessandra Didonè. Si può togliere la condivisione, per favore? Ecco, dottoressa Didonè, buon pomeriggio. Lo studio è per la valorizzazione del patrimonio documentario del Friuli Venezia Giulia, catalogazione, elaborazione digitale, studio delle foto archeologiche della fototeca dei Civici Musei di Trieste. Il responsabile scientifico dello studio è il professor Ludovico Rebaudo del DIUM. Lo studio si è svolto presso appunto la fototeca dei Civici Musei di Storia e Arte di Trieste come tutor con la dottoressa Claudia Colecchia. Prego, anche per lei 5 minuti. Buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto il professor Gasparetto per la presentazione e gli organizzatori del convegno. Procedo condividendo lo schermo. Ecco, riuscite a vederlo? Sì. Benissimo. Il mio progetto di ricerca ha avuto come oggetto la catalogazione, l'elaborazione digitale e lo studio di un fondo fotografico a soggetto archeologico conservato presso la fototeca dei Civici Musei di Trieste.
Il progetto di ricerca è stato avviato a seguito della scoperta in fototeca di un consistente fondo fotografico i cui contenuti specifici erano in gran parte ignoti. Si trattava di materiale completamente sconosciuto alla ricerca, addirittura che non era presente nemmeno negli archivi della soprintendenza e del polo museale. L'attività di ricerca ha riguardato lo spoglio dei fondi, la verifica della consistenza numerica delle foto di interesse, l'individuazione quindi dei nuclei più significativi sui quali concentrare la ricerca, la scansione e il trattamento digitale delle immagini, lo studio dei contenuti, la catalogazione delle fotografie nel catalogo integrato dei beni culturali del Comune di Trieste denominato Kentica e lo studio approfondito del materiale ritenuto più significativo. Per quanto riguarda i risultati raggiunti, è stato possibile scansionare, elaborare digitalmente, catalogare in Kentica e studiare un totale di 1071 foto relative a tre sezioni tematiche. Una prima riguardante il sito di Aquileia, che comprendeva in particolare foto storiche dell'allestimento museale di fine 800, inizio 900, ma anche foto dei principali reperti conservati nel museo archeologico, così come foto degli scavi che nei decenni si sono avvicendati nella città o dei principali monumenti del sito archeologico. Una seconda sezione ha riguardato lo sventramento operato in epoca fascista a Città Vecchia di Trieste e in particolare gli scavi che si sono susseguiti tra il 38 e il 39 nella zona di Riborgo e di Rena per la messa in luce del Teatro Romano. Infine, la terza sezione ha riguardato l'orto lapidario del Museo di Storia d'Arte di Trieste, di cui la fototeca conserva foto storiche sia panoramiche che di dettaglio dei materiali in esso conservati. La catalogazione delle foto ha inoltre prodotto interessanti risultati anche in merito ai fotografi che le scattarono, di cui prima non si possedeva un'esatta conoscenza. Per il fondo fotografico di Aquileia, ad esempio, se la maggior parte delle stampe reca il nome di Pietro Piglia, un fotografo appassionato di archeologia, titolare del gabinetto fotografico nel corso della prima metà del Novecento, la presenza di timbri, punzoni, marchi e iscrizioni sulle altre stampe ha permesso di identificare altre personalità di fotografi. In particolare, tra tutti, è emersa la figura di Damaso D'Elia, attivo alla fine dell'Ottocento, il quale ha prodotto un nucleo di almeno 29 albumine raffiguranti i principali monumenti della città e reperti archeologici conservati in museo. L'attività di ricerca si è inoltre concentrata nello studio di due fondi fotografici di foto inedite. Un primo relativo alla stalla Muschettini di Aquileia, fotografata per l'appunto da Damaso D'Elia appena citato. La stalla era un fabbricato nel quale il proprietario, un tal Girolamo De Moschettini, funzionario dell'amministrazione del Circolo di Gorizia, aveva fatto murare su almeno due delle sue facciate una serie di reperti archeologici che aveva acquisito più o meno illecitamente. Della stalla esistevano delle foto panoramiche, mentre in fototeca è stato possibile reperire delle foto di grande dettaglio che permettono di identificare addirittura i materiali, i singoli materiali che vi furono murati. Questi materiali sono stati murati tra il 1818 e il 1830. Successivamente alla morte del proprietario, questi materiali nel 1887 sono stati tolti dalle facciate e sono confluiti nel museo archeologico che allora era nato da appena 5 anni e ne costituiscono tuttora uno dei fondi principali. Un secondo nucleo di foto inedite riguarda lo scavo del Teatro Romano di Trieste. Del Teatro Romano sono state rinvenute in fototeca più di una settantina di foto inedite che mostrano il procedere degli scavi. Scavi che finora erano noti solamente dalle notizie riportate dalla stampa locale. In particolare, quindi, queste foto ci permettono di comprendere il procedere degli scavi, ma anche di individuare le strutture antiche del monumento
che al momento sono state obliterate, coperte o comunque parzialmente coperte dal restauro molto invasivo che fu fatto a seguito della scoperta del teatro. Entrambi questi nuclei fotografici sono oggetto di una prossima pubblicazione. E vi ringrazio per l'attenzione. Bene, molte grazie dottoressa Didonè. Allora, la prossima presentazione sarebbe dovuta essere quella della dottoressa Elena Biancuzzi, che ha svolto la propria attività presso il Crodi Aviano. Purtroppo però per motivi di salute la dottoressa Biancuzzi non è potuta essere presente. Il suo responsabile scientifico è comunque il professor Garlatti del DIES. Quindi passerei alla presentazione successiva, che è quella del dottor Rudy Di Marco. Dottor Di Marco. Ecco, buon pomeriggio, non la sentiamo. Ecco. Forse adesso... Sì, allora il dottor Di Marco ha svolto un'attività di ricerca dal titolo Il diritto di disporre del proprio corpo e di usare sostanze e strumenti biotecnologici per il potenziamento del corpo umano, analisi comparata della relativa normativa delle interpretazioni giurisprudenziali, nonché delineazione delle teorie ordinamentali. Il responsabile scientifico della ricerca è il professor Dimitri Girotto del DISG e la ricerca è stata svolta presso l'International Center for Genetic Engineering and Biotechnology di Aero Science Park a Trieste e il tutor del soggetto ospitante è stata la dottoressa Serena Zacchigna. Quindi prego, dottor Di Marco, anche per lei 5 minuti, grazie. Grazie a loro, grazie a lei, grazie a loro, buonasera. Cerco di condividere le slide. Ecco, spero che si riescano a vedere. Sì, le vediamo. Perfetto, grazie. Saluto ovviamente e ringrazio il magnifico rettore, le autorità accademiche, i signori professori, gli illustri colleghi. In particolare un saluto al professor Dimitri Girotto che ho visto prima essere collegato e un saluto anche al sindaco Fasan che è il sindaco del mio comune e che pure ho visto prima e approfitto per salutare. Leggo per rimanere nei tempi prescritti la nota che ho preparato. Essendomi chiesto di illustrare il tema della ricerca in un tempo contenuto, è necessario entrare immediatamente in medias res. La facoltà di disporre in termini assoluti del proprio corpo e della propria salute, la quale viene fatta rientrare nello spettro di esercizio dei cosiddetti diritti umani, ha oggi assunto e assume un significato sempre più penetrante, soprattutto considerando il cosiddetto intervento genetico terapeutico e non terapeutico. Il diritto di disporre di se stessi, infatti, rappresenta un ambito del più generale diritto all'autodeterminazione soggettiva, quale figura abnorme nel senso di fuori sistema, del diritto soggettivo. Esso, il diritto all'autodeterminazione, si declina cioè come esercizio da parte del titolare di una forma di libertà, la quale tecnicamente si definisce negativa in quanto priva di criteri e dipendente dalla sola volontà del suo autore. Si tratta, potremmo dire, di una libertà dal diritto, sia pure esercitata e esercitabile attraverso le norme positive. Questo diritto, dunque, è un diritto il quale nasce geneticamente agiuridico, privo di giuridicità. Esso cioè non conosce e non può conoscere alcun criterio e alcuna norma per il suo esercizio. È dunque un diritto volitivo più che soggettivo, alla non ingerenza da parte dello Stato ordinamento su ciò che viene considerato in un modo o nell'altro privato.
Questo moderno diritto di autodeterminarsi, infatti, può solo subire limitazioni di carattere estrinseco, le quali, essendo, per utilizzare le parole da Hannah Arendt, un male necessario, ne circoscrivono l'esercizio agli ambiti che l'ordinamento medesimo definisce di volta in volta assolutamente privati. In altri termini, al contesto della vita privata e familiare, come esso è inteso e declinato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, interprete dell'articolo 8 della Convenzione. Nella diapositiva si vede c'è un elenco di sentenze che è solo a titolo esemplificativo, all'interno delle quali il diritto di autodeterminazione viene declinato in vari modi, per vari problemi, il diritto all'eutanasia, il diritto al cambiamento di sesso, il diritto all'automutilazione, eccetera, tutti i diritti che nascono o nascerebbero per gemazione dal citato articolo 8. È un excursus per spiegare la diapositiva che credo si intraveda in questo momento nello schermo. Quindi ciò significa, riprendo, che l'ordinamento giuridico, per rispondere alle esigenze del personalismo moderno, il personalismo moderno è la teoria che fa da sfondo agli ordinamenti giuridici contemporanei, come insegna il mio maestro, il professor Danilo Castellano, dovrebbe essere concepito alla stregua di un mezzo includente per la realizzazione delle pretese soggettive e per la loro trasformazione in diritti soggettivi. Cioè l'ordinamento giuridico dovrebbe essere lo strumento per trasformare la pretesa individuale in diritto, facendo in modo che il maggior numero di pretese possa essere trasformato in diritto senza che tra le pretese divenute diritte vi sia conflitto. Tutto ciò presuppone un sostanziale rifiuto non solo del diritto in quanto ius e della filosofia in quanto indagine metafisica su che cosa sia il diritto, che cosa sia il giusto, che cosa sia il giuridico, che cosa sia il dovuto, ma anche della politicità ontologicamente propria della comunità umana. Un sistema concepito come insieme di recinti all'interno dei quali ciascuno fa ciò che vuole è un sistema all'interno del quale i soggetti consociati non vivono assieme gli uni agli altri, ma solamente accanto, vicino. Il compito dello Stato, infatti, date queste premesse, non può più essere quello di normare o non potrebbe più essere quello di normare e regolare la vita dei consociati secondo i principi di ragione e giustizia, ovviamente dettando regole e criteri finalizzati anche a proteggere l'individuo dalla sua eventuale volontà di nuocere a se stesso, ma dovrebbe solamente essere quello di tracciare, come ho detto prima, confini tra le libertà negative dell'uno e le libertà parimenti negative dell'altro. Considerando però, e con questo mi avvio alla conclusione, il più evidente dato della giuridicità positiva, per i non addetti ai lavori, quello che sta scritto nei codici, quello che sta scritto nelle novelle legge, nei decreti, nei regolamenti, eccetera, dobbiamo rilevare che esso palesa una contraddittorietà di fondo, la quale, essendo insanabile, destituisce di fondamento le dottrine in parola. La legislazione degli ultimi anni, infatti, quantomeno a datare dal 1970, si è ampiamente caratterizzata per l'inserimento nell'ordinamento giuridico italiano e non solo, la diapositiva di prima accanto alla giurisprudenza della CEDU, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, faceva riferimento a una ampia giurisprudenza della Corte Suprema americana. Possiamo dire, e credo che si possa dire in maniera abbastanza pacifica, che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è in qualche modo inserita nel solco tracciato col vomere appunto della giurisprudenza americana e nordamericana, in particolare della Corte Suprema, che non a caso fa data dagli anni 70, insomma, per quanto riguarda questi temi. Quindi, riprendo il discorso, la legislazione degli ultimi anni, quantomeno a datare dal 70, dicevo, si è caratterizzata per l'inserimento nell'ordinamento giuridico italiano e non solo dei cosiddetti nuovi diritti,
vale a dire dei diritti di e alla libertà negativa, i quali taluno chiama diritti civili e in molti manuali, in molti testi si considerano diritti civili o diritti umani. Alcuni autori parlano di diritti umani di prima, di seconda e di terza generazione, forse ce ne sarebbe anche una quarta, perché si parte dal diritto di essere lasciato in pace, cioè il diritto di fare ciò che si vuole, al diritto di ottenere, che l'ordinamento consideri diritto ciò che prima diritto non c'era, al diritto di avere fondi, di avere finanziamenti per fare ciò che si vuole. Una evoluzione che è propria ovviamente del radicalismo considerato in termini politico-giuridici. In termini recentissimi, faccio un solo esempio, è indubbio che questa legislazione di libertà gnostica si sia sempre più affermata. Recentemente, per esempio, il legislatore e il giudice costituzionale, dopo aver legalizzati gli interventi chirurgici per il mutamento estetico di carattere di genere e con questo la modificazione dello stato civile, dei registri dello stato civile su base essenzialmente volontaristica, ha introdotta una disciplina delle disposizioni anticipate di trattamento con la quale di fatto ha creato un diritto assoluto al rifiuto delle cure, comprese quelle salvavita e comprese le pratiche di alimentazione e di idratazione medicalmente assistite che terapeutiche propriamente non sono. Dottor De Marco, le chiedo cortesemente se può avviarsi verso le conclusioni. Grazie. Ho concluso, grazie a lei. È da considerare ovviamente, e in questo caso proprio arrivata alla fine dell'assegno, la giurisprudenza sul caso Cappato, io ho scritto ovviamente su questo, che è significativa perché dà conto di come si sia evoluta la giurisprudenza delle norme, la giurisprudenza della Corte. Ciò che merita di considerare è questo, che tutte queste norme coabitano nello stesso ordinamento con altrettante norme, le quali invece impongono, faccio un solo esempio, le norme a tutela della salute dei lavoratori, per esempio, che impongono trattamenti, provvidenze, cautele per la salvaguardia della vita delle persone. Quindi, chiudo, è chiaro che anche per ragioni amministrative e di bilancio, di uso e di impiego delle risorse economiche, questo interessa in particolare agli amministratori, ovviamente, l'intera dogmatica del diritto all'autodeterminazione soggettiva e del diritto soggettivo vada riconsiderata alla luce del realismo giuridico, che in fondo invoca una vera intelligenza del diritto, la quale solo l'oggettività del diritto stesso può dare. Con questo ho concluso, ringrazio coloro i quali mi hanno pazientemente ascoltato e se avessi sforato di qualche minuto mi scuso. Bene, grazie dottor Di Marco. Passiamo alla presentazione successiva, che è l'ultima, è di Maria Vittoria Santi. Quindi chiedo al dottor Di Marco di togliere per favore, ecco, la condivisione. È dottoressa tolta. Santi, sì, sì, a posto, grazie. Grazie. Dottoressa Santi, allora la sua ricerca è intitolata Conoscenza e valorizzazione dell'insediamento di Tor Viscosa. Il responsabile scientifico della ricerca è la professoressa Anna Frangipane del DPIA e appunto l'attività è stata svolta presso il CID, Centro Informazione e Documentazione del Comune di Tor Viscosa, sotto la supervisione del dottor Roberto Fasan. Prego, dottoressa Santi. Buongiorno, ringrazio tutti i presenti e soprattutto gli organizzatori dell'iniziativa. Procedo con la presentazione, se mi confermate che si vede. Sì, sì. Il progetto che presento brevemente, quindi, è stato appunto dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione dell'insediamento di Tor Viscosa. Tor Viscosa, caso esemplare di città fabbrica della prima metà del Novecento, è caratterizzata da spazi e costruzioni riconducibili all'architettura delle città di fondazione del ventennio, ma anche del movimento moderno. Obiettivo principale del progetto è stato la realizzazione di percorsi di conoscenza che, partendo dal patrimonio documentario e dalle molteplici precedenti indagini sulla città,
permettono la fruizione guidata di architetture ed edilizie diffuse all'interno di reti tematiche estese anche a livello nazionale e internazionale, si pensi appunto al tema delle company town. Fulcro di questo percorso è stato appunto la struttura ospitante, quindi il CID, Centro Informazione e Documentazione Franco Marinotti di Tor Viscosa, struttura espositiva, museale e centro culturale di Tor Viscosa. L'attività di ricerca, a partire dalla conoscenza dettagliata della città fabbrica attraverso lo studio delle fonti, ha riguardato principalmente il patrimonio costruito, con riferimento a tipologie, materiali, tecniche costruttive e a tutte quelle tematiche proprie del settore scientifico disciplinare ICAR 10. Questo ha portato quindi alla predisposizione di strumenti di lettura dell'esistente. Parallelamente sono stati nel tempo sviluppati contatti diretti con realtà locali, nazionali, impegnate sui temi della tutela, del recupero e della valorizzazione del patrimonio culturale, finalizzati quindi ad attività di confronto e collaborazione. Una delle più importanti che si può citare è sicuramente la condivisione dell'iniziativa con la sovrintendenza del Friuli Venezia Giulia. L'attività nel dettaglio ha previsto molto in breve un'iniziale revisione delle fonti della documentazione presente sulla città fabbrica, quindi analisi e integrazione della bibliografia, verifica della consistenza della copiosa documentazione archivistica, in particolare quella dell'archivio storico Snia Viscosa, in parte digitalizzato, ma anche di altri archivi di interesse locali e non. Tutto ciò per giungere alla predisposizione dei contenuti finalizzati appunto alla conoscenza del patrimonio architettonico ed edilizio del sito di Tor Viscosa, quindi attraverso riorganizzazione, integrazione e aggiornamento di documentazione già prodotta in precedenti attività di ricerca, in particolare gli elaborati sviluppati durante il corso di conservazione e recupero degli edifici della laurea magistrale in ingegneria civile, ma anche l'organizzazione di nuovi elementi di conoscenza, quindi la creazione di un database aggiornato su tutti i manufatti storici presenti nel sito e approfondimenti sulle architetture più significative, sopralluoghi, rilievi diretti e aggiornamento delle conoscenze. Per quanto riguarda risultati principali, l'introduzione di nuove modalità di fruizione culturale del sito di Tor Viscosa, in parallelo al consolidamento di tutte quelle attività già in atto e portate avanti dal Centro Informazione e Documentazione, e modalità indirizzata a un'utenza ampia sia per provenienza geografica che per caratteristiche connotanti. Un primo momento di questo percorso è stato anche il più importante, probabilmente l'allestimento e l'apertura della mostra Le abitazioni di Tor Viscosa, città fabbrica del Novecento, presso il CID, da maggio a settembre del 2019, e parallelamente è stata possibile la predisposizione di alcuni materiali di supporto alla conoscenza, alla fruizione e alla visita di Tor Viscosa, tutti realizzati appunto per un'utenza ampia, quindi in doppia lingua italiana e inglese, e dedicati ad alcuni percorsi tematici che vedono quindi itinerari ciclabili, itinerari accessibili e itinerari specifici sui tema della residenza, delle architetture o del territorio esteso, quindi con le agenzie agricole. L'attività di diffusione in particolare ha visto l'organizzazione di eventi e presentazioni, tra cui l'inaugurazione della mostra, un ciclo di incontri d'estate intorno alla città fabbrica curato dal responsabile scientifico, alcuni seminari specifici, ad esempio con la collaborazione di Confartigianato Udine, l'organizzazione in fase iniziale di alcune visite guidate dedicate ad associazioni e professionisti, quindi il FAI Fondo Ambiente Italiano, ad esempio, l'Associazione Amici dei Musei, la collaborazione con la Radio Televisione Slovenia per un documentario. E infine la partecipazione a iniziative di interesse prettamente locale come referenti per Tor Viscosa, quindi faccio riferimento all'attività della soprintendenza, ma anche dell'Associazione Museo Impresa e del progetto In Heritage. Dal punto di vista in termini propriamente di prodotti della ricerca, l'attività ha comportato la partecipazione a diversi convegni nazionali e internazionali, nel 2018 e nel 2019, sicuramente più significativi la Docomom International Conference, gli Stati Generali del Patrimonio Industriale e altri convegni internazionali che per brevità non cito tutti.
Allo stesso tempo la produzione di una decina di pubblicazioni scientifiche, inclusi articoli, atti di convegno, contributi in volume, tutti dedicati a Tor Viscosa, che hanno permesso quindi di dare ulteriore visibilità anche scientifica al progetto che va avanti, del gruppo di lavoro che è portato avanti da molti anni dal responsabile scientifico e dalla collega e studente di dottorato Giovanna Raiola. Per tutti gli approfondimenti sul progetto di ricerca e sui suoi prodotti ho approfittato dello spazio della mia pagina personale su People Only Mood, quindi per chi volesse approfondire, molto della documentazione è stata caricata lì. E con questo concludo e ringrazio per l'attenzione. Bene, molte grazie per la sua presentazione. Quindi abbiamo terminato le presentazioni. Allora vorrei nuovamente ringraziare tutti gli assegnisti per le interessantissime presentazioni, quindi di tematiche, argomenti estremamente variegati, ma veramente interessanti, che fanno capire anche proprio l'importanza per il territorio di queste attività anche in settori appunto umanistici e delle scienze sociali. E, ora, per concludere questo, anzi prima di concludere questo evento, questo incontro, abbiamo un confronto appunto tra i partecipanti a questo evento, quindi sotto forma un po' di tavola rotonda, quindi oltre al magnifico rettore e l'assessore Rosolen, che mi sembra siano ancora presenti, hanno dato la conferma della partecipazione alla tavola rotonda anche Carlo Piemonte, Tiziana Danna, Barbara Tomasino, Claudia Colecchia, Roberto Fasan, Alessandro Patriarca. Questo per quanto riguarda i soggetti ospitanti, mentre come referenti scientifici Maria Bortoluzzi, Daniele Goi, Cosimo Urgesi, Anna Frangipane, Maria Chiarvesio e Ludovico Rebaudo. Poi vedo che ci sono anche altri colleghi presenti come il professor Pitassi, il professor Girotti, il professor Goi. Chiaramente se qualcuno altro vuole intervenire è assolutamente benvenuto. Inoltre abbiamo presente del personale dell'area ricerca e in particolare la dottoressa Medeot, che è a capo dell'ufficio dell'area ricerca, che si occupa appunto della gestione degli assegni di ricerca, e do appunto il mio benvenuto alla dottoressa Medeot in particolare, invitandola a partecipare. Ora per la tavola rotonda appunto, come anticipato, chiederei alla dottoressa Segatti appunto di introdurlo, in particolare di farla partire, per così dire, con una o più questioni appunto da rivolgere. In particolare potrebbe essere interessante ai responsabili degli enti ospitanti. Quindi prego, dottoressa Segatti. Grazie, buongiorno a tutti e grazie soprattutto ai ricercatori per le loro presentazioni. E ascoltando le varie presentazioni ho colto innanzitutto, come è stato sottolineato, la diversità degli ambiti di ricerca e soprattutto anche gli aspetti relativi agli obiettivi, cioè è stato evidenziato quali sono gli obiettivi e i risultati attesi di ogni progetto di ricerca, e questo credo sia un punto, come dire, importante, che stimola la prima riflessione, la prima domanda. La domanda che trovo calzante essere rivolta appunto alle strutture ospitanti. Allora, questi progetti appunto di ricerca hanno come obiettivo appunto quello di produrre delle ricadute sul territorio. Prima appunto è stato evidenziato appunto come siano progetti che sono importanti per il territorio, ma quindi come vogliamo declinare questo concetto di importanza per il territorio, cioè come le strutture ospitanti vedono appunto le ricadute, cioè quali sono le utilità che sono percepite, e queste utilità percepite e reali soprattutto hanno si esauriscono con la chiusura del progetto, oppure viene percepita e c'è una reale continuità, una reale applicazione
sia nei contesti produttivi, nei contesti sociali, quindi insomma questo aspetto secondo me è molto interessante da evidenziare, da valorizzare, e soprattutto è interessante il punto di vista di chi è stata la struttura ospitante, quindi la mia domanda è questa. Ecco, quindi non so se qualcuno vuole rompere il ghiaccio, altrimenti provo a passare io la parola. Allora, passo io la parola al dottor Carlo Piemonte, se vuole. Eccoci, buonasera. Buonasera, esprime la sua opinione riguardo al quesito, all'osservazione posta dalla dottoressa Segatti. Io saluto chiaramente tutti a nome del settore legno arredo, che per ricordarci giusto un passaggio, è un comparto fondamentale della nostra regione con 3 miliardi e mezzo di fatturato e 1,7 miliardi di export, in calo quest'anno, oggettivamente purtroppo stiamo affrontando questa emergenza al meglio. Ma io colgo la domanda… Piemonte, mi scusi, riuscirebbe a magari a farsi vedere così tutti la vedono, se non è un problema, così tutti sì, possono apprezzare. Un po' bianco, vediamo com'è. Vediamo, Sì. Perfetto, grazie. Mi è anche cresciuta la barba nel mentre. Saluto Katie e tutti quanti. Il tema è quanto è fondamentale… riuscire a entrare in contatto con delle conoscenze come quella che abbiamo avuto noi con Rubina, ma anche con Marina Carveso, quindi tutta la filiera della conoscenza che parte dall'università per arrivare docenti e ricercatori. Ecco, questo è secondo noi fondamentale. Fondamentale nel momento in cui riusciamo anche a intercettare dei modi nuovi di vedere le cose. Perché alle volte io parlo da persona delle attività produttive, quindi del mondo manageriale e manifatturiero, alle volte non riusciamo a focalizzare su delle dinamiche che emergono e che magari non notiamo direttamente noi. Quello che è altrettanto strategico è riuscire a capire, forse ho una facoltà di traduttori e interpreti tra mondo produttivo e mondo accademico, no? Cioè, che non è una battuta chiaramente, però alle volte abbiamo dei linguaggi così lontani che magari stiamo tutti e due dicendo delle cose interessanti, però non riusciamo a capirci alle volte. Questo non lo dico per la persona che avevamo da noi in ospitalità, non so come si dica tecnicamente, che è stata veramente, oltre che squisita, di una competenza e una professionalità incredibile, ma lo dico per un sistema intero. Faccio l'esempio di un percorso che insieme a Katie Segatti, insieme alla Regione, stiamo facendo sul tema dell'S3, della pianificazione futura. È fondamentale quanto più possibile capirsi al meglio, perché l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo passa anche attraverso riuscire a comprendere meglio quello che ognuno intende, fermo restando le proprie competenze e conoscenze. Quindi ben venga questo confronto, ben venga la volontà di mettersi in gioco. Noi come settore del legno arredo, come cluster, siamo sempre in prima fila su questo e quindi un'esperienza che, come si dice alla fine, rifaremo volentieri sicuramente. Grazie. Qualche altro contributo alla discussione? Non so, dottoressa Barbara Tomasino, vedo. Perfetto, grazie. Porto i saluti della nostra direzione. La sentiamo un po' poco, se può alzare il volume, grazie. Vi porto i saluti della nostra direzione regionale, dell'associazione La Nostra Famiglia, e ci tengo a sottolineare che l'associazione ha una sua sezione di ricerca. Noi siamo un IRCS, quindi un istituto di ricerca, e siamo il terzo IRCS presente sul territorio regionale. Ecco un punto che potrebbe essere un punto importante di risposta, no, alla domanda che ci è stata posta, e quindi sviluppare questa sinergia tra l'ambiente accademico e il nostro istituto risulta importante per valorizzare la produzione, in questo caso in termini di conoscenza, ma non solo, sul territorio. Questo anche perché il tema che è stato trattato dal dottor Zannon e seguito e supervisionato dalla dottoressa Finisguerra e il professor Cosimo Urbetti del MIUD
è molto importante. Viviamo in una società multietnica, lo sarà sempre di più, e in questo caso noi ente ospitante siamo, al di là di essere un istituto di ricerca che quindi ha messo piena disposizione, ma non solo per questa occasione della ricerca svolta dal dottor Zanon, in rapporto con UniUD, in questo caso specifico col professor Urgesi, è data molti anni fa, molti anni, quindi mettiamo a disposizione l'aspetto delle tecniche che sono ospitate presso il nostro istituto delle conoscenze e così dicendo, in modo da poter creare questa sinergia e sviluppare sempre di più cose innovative. Ma il nostro istituto è anche un mondo di psicologi, di educatori, io stessa, il professor Urgesi stesso, siamo due psicologi, e quindi questi temi, specialmente appunto riprendo quanto detto prima, in una società multietnica, sono essenzialmente importanti. Sviluppare delle conoscenze in questo senso hanno delle ricadute forse meno pratiche rispetto a quanto può sembrare appunto una ricerca, un progetto di ricerca in un ambiente che sviluppa sinergie su appunto l'aspetto commerciale oppure delle nostre imprese, altrettanto importanti ovviamente per il territorio. Però conoscere questi aspetti della mentalità, di come il nostro cervello elabora le relazioni, di come capiamo le intenzioni altrui delle persone, può senz'altro avere delle ripercussioni in questo senso, anche a livello educativo, proprio per sviluppare delle conoscenze su come funzionano le nostre emozioni e comprensioni degli altri, può essere una guida, una renderci in qualche modo, cercare di renderci. Certo, grazie mille dottoressa Tomasino. Qualche altro contributo? Dottoressa Colecchia? Sì. Sì, buongiorno a tutti, non so se mi vedete, forse... Sì. Sì. Io sono la responsabile della fototeca dei civici musei di storia d'arte, quindi ho collaborato con il professor Rebaudo e soprattutto con l'assegnista di ricerca Alessandra Di Donè. Il contributo dell'assegnista in questo caso è stato molto significativo, secondo me avrà delle ricadute non solo dal punto di vista scientifico ma anche dal punto di vista turistico. Il lavoro, sia per quanto riguarda il lavoro che ha già fatto, ma in prospettiva anche laddove sarà possibile proseguire nel suo lavoro anche in futuro. Perché la nostra fototeca è una fototeca che consta di quasi 3 milioni di fotografie e quindi è un mare di immagini che ovviamente necessitano di competenze diversificate, quindi in questa occasione è stata un'occasione molto importante per noi, uno strumento di crescita e di integrazione professionale importante, perché se da un lato il personale della fototeca ha messo a disposizione dell'assegnista le proprie competenze sul riconoscimento delle tecniche e la descrizione dei beni fotografici, dall'altro queste fotografie sono diventate parlanti e quindi l'assegnista, grazie alle sue competenze archeologiche, ha potuto ricostruire delle storie, delle narrazioni che per noi altrimenti sarebbero state assolutamente sconosciute. Questo potrà avere poi delle ricadute anche a livello turistico sicuramente, non solo dal punto di vista storico. Peraltro sono anche lieta, sono sempre favorevole ad accogliere queste proposte di collaborazione, perché non facciamo altro che proseguire la mission dell'istituzione, che già ai suoi esordi, quando l'archivio è nato nel 1908, si proponeva di giovare agli studiosi di storia dell'arte, ma al contempo anche di divulgare a livello popolare quanto il nostro archivio conteneva. E quindi spero davvero che questa esperienza prosegua,
Desidero peraltro ringraziare sia l'assegnista che il professore, perché non sempre è facile interagire nei nostri contesti con personale esterno. Da un lato la collaborazione interistituzionale in questo paese non è scontata, ci sono sempre spesso problemi proprio di gelosia anche nell'ambito del proprio percorso professionale. Qui l'assegnista è riuscita a interagire positivamente con tutto il personale e questo sicuramente ha favorito il buon esito dell'iniziativa. Quindi grazie davvero per questa occasione. Grazie a lei per il suo contributo. Sentirei adesso il dottor Roberto Fasan, se è presente. Sì. Che, se non ho capito male, è sindaco anche di Tor Viscosa. Sì, sono sindaco ma non dottore, la ringrazio per il titolo accademico che mi ha voluto dare. Grazie veramente per l'invito e soprattutto il lavoro che è stato fatto dall'architetto Maria Vittoria Santi e dalla professoressa Anna Frangipane, che hanno abbracciato Tor Viscosa, devo dire, e noi abbiamo abbracciato loro credendo in quel lavoro che hanno prodotto e che avrà sicuramente un'importanza notevole, soprattutto nei progetti che abbiamo messo in piedi per Tor Viscosa. Il progetto attraverso una variante urbanistica di tutela paesaggistica non solo del centro di Tor Viscosa ma di tutto il territorio, che è un territorio particolare che ha avuto, diciamo, inizialmente dopo la metà degli anni 30 l'intervento di bonifica idraulica dei territori, il recupero di questi territori attraverso i primi progetti che sono stati iniziati dall'allora prefetto Mori e successivamente portati avanti dall'insediamento della Via Viscosa. E il tutto adesso ha un percorso che è legato alla tutela architettonico, paesaggistica, storico architettonico, per conservare quello che è un unicum in fatto di urbanistica legata alle città del Novecento. Saluto anche in particolare l'assessore Rosolen, che ho avuto modo di incontrare durante una sua visita al CID, sono passati un po' di anni, ma sicuramente avrà apprezzato e spero di poterla ospitare di nuovo proprio per vedere qual è la situazione attuale. Voglio ricordare anche, salutando il professor e il rettore, professor Pinton, con il quale negli anni passati abbiamo avuto modo di avere degli incontri relativi a un premio seguito dall'Università di Udine, dal Dipartimento Agricoltura Alimentare, ma soprattutto per una firma di un protocollo d'intesa che siamo riusciti a concludere. Purtroppo non l'abbiamo concluso di persona con la firma congiunta a causa della pandemia coronavirus, ma ci ripromettiamo, anche se è già ufficializzata dal punto di vista formale, perché ci siamo scambiati le firme via PEC, questo protocollo d'intesa riguarda appunto le facoltà di Politecnico di Ingegneria e Architettura, Scienze dell'Alimentazione con il professor Marchiol, e scienze umanistiche, per cercare di recuperare un patrimonio molto importante che abbiamo recuperato dai vecchi archivi SMIA. Quindi questa collaborazione, noi abbiamo già dato la partnership per un altro assegno di ricerca, speriamo possa continuare ed essere
importante per rilanciare Tor Viscosa, che ha un percorso, soprattutto quello degli ultimi 10 anni, di grandi aspettative, ma soprattutto di grandi problematiche da risolvere. Vedi, non da ultimo, ma vedi la più importante, che è quella del risanamento ambientale. Infatti voglio ricordare che Tor Viscosa è uno dei due siti di interesse nazionale per l'inquinamento che esistono nella nostra regione. Speriamo di poter vedere un percorso, anche se la luce in fondo al tunnel non si traguarda ancora, ma se non altro la collaborazione con l'Università di Udine spero possa proseguire e soprattutto dare i frutti che tutti ci aspettiamo. E vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di questo intervento. Grazie a lei, signor Sindaco. Quindi diciamo che tutti gli interventi, appunto, anche dei tutor, dei soggetti ospitanti, hanno evidenziato appunto il successo, insomma, di questa collaborazione tra università ed enti o aziende del territorio. E quindi credo che sicuramente sia un'iniziativa di successo e che auspico che la Regione voglia anche proseguire negli anni successivi. Forse proprio a questo proposito la dottoressa Segatti potrebbe avere delle curiosità riguardo, appunto, su prego dottoressa, se vuole, appunto, magari una domanda che possa coinvolgere anche i referenti scientifici universitari. Sì, in realtà questa è una domanda che io vorrei fare in maniera aperta a tutti, quindi dai ricercatori ai referenti scientifici e alle strutture ospitanti, ed è una domanda che, come dire, interessa direttamente la regione che ha attivato questa misura. Cioè, la mia domanda è in termini di quali suggerimenti vi sentite, insomma, di dare per poter rafforzare questa misura affinché la collaborazione tra il sistema scientifico e il territorio nella sua accezione più ampia possano come dire, consolidarsi e produrre dei risultati, dei benefici duraturi nel tempo. Sì, ecco, questa è veramente importante anche per la prosecuzione e per il successo sempre maggiore di questa iniziativa. Magari chiederei in questo caso di rompere il ghiaccio a qualche collega dell'università, se vuole intervenire, poi sentiamo appunto un po' tutti. C'è qualche collega? Alessandro, sono voi. Daniele Goi, prego Daniele. Ciao Alessandro, ciao a tutti, grazie per l'invito. E intervengo anche a nome della professoressa Fabiana Fusco, che non è potuto intervenire, appunto, con la quale abbiamo impostato il nostro progetto multidisciplinare all'interno di due dipartimenti, il dipartimento DIL e il dipartimento di PIA, dunque diciamo lingue e letterature e ingegneria, sulla problematica della comunicare l'acqua, insomma comunicare mezzi comunicativi per diffondere quello che sono le problematiche del futuro dell'acqua. Si parla moltissimo di questo, evidentemente anche in regione ci stiamo muovendo molto per fare comunicazione vera sull'acqua. E la continuità di questi progetti è appunto fondamentale, ed è una continuità che secondo me dobbiamo un po' dare un po' tutti, a livello della ricerca, a livello del finanziatore, a livello del territorio che ci ha accolto in questi progetti. E sì, ci giochiamo molto, nel senso che anche vedendo straordinarie cose che hanno fatto anche altri colleghi, e in questo periodo dove la ripresa di fatto ci stimola di fatto ad andare più veloce, noi ci sentiamo un attimo anche come ricercatori e come frequentanti del territorio
diciamo assillati da molte cose, però ecco, queste impostazioni multidisciplinari e di coinvolgimento col territorio meritano particolare attenzione. Stiamo parlando di risorse umane oggi, ebbene le risorse umane anche multidisciplinari sono probabilmente il futuro, sono il futuro della ripresa, sono il futuro di quello che abbiamo di fatto impostato. E se mi sente che Patriarca vuole farlo intervenire, perché mi ha detto che non riusciva a collegarsi, Alessandro, mi senti? Perché prima non so se poteva collegarsi per un breve saluto, anche lui voleva salutare, adesso prova a chiamarlo tu, comunque non lo vedo, questo... vediamo, prova a invitarlo, vediamo un attimo. Provo un attimo, giusto perché mi suggeriva al telefono, insomma, che c'era prima, era presente. Provo un attimo, adesso l'ho invitato alla conversazione, sì. Vediamo se riusciamo. Stiamo facendo con i gestori dell'acqua su tutta la regione, su sette gestori, è un grande progetto dove appunto tutti danno una mano a partire dagli aspetti, chiamiamoli così, filosofici, no? E oltre a quelli scientifici e tecnologici, proprio per arrivare all'opinione pubblica, diremmo, no? In generale, far capire le cose più che dire, beh, perché questa risorsa appunto è fondamentale, molto importante, specialmente quando siamo magari in difficoltà come abbiamo. Vabbè, se non c'è, io mi taccio e chiudo, grazie. Grazie Daniele. C'è qualche altro intervento libero appunto di colleghi oppure di appunto soggetti esterni? Vedo il professor Urgesi, vedo. Sì, buongiorno a tutti e a tutte. Io volevo collegarmi, un po' prendere spunto dalla domanda fatta, per ricollegarmi a quello che a cui accennava la dottoressa Tomasino, perché mi sembra che questi interventi possano essere delle misure di catalizzazione delle risorse di propensione alla ricerca che ci sono sul territorio, perché nel nostro ambito della disabilità, della ricerca vicino alla ricerca sanitaria, ci sono tanti enti privati sul territorio che hanno aspirazioni a fare ricerca, hanno delle potenzialità di fare ricerca che però molto spesso sono limitate nelle possibilità di finanziamento. Ad esempio l'IRCCS Eugenio Medea, nonostante sia un IRCCS il cui polo friulano opera all'interno della regione, essendo privato non ha un soldo per fare ricerca dalla regione Friuli Venezia Giulia, nonostante operi sul territorio. E quindi questa è stata anche un po' l'occasione per riuscire ad avere una fonte di finanziamento per fare in sinergia con l'università delle forme di attività di ricerca ulteriori e più legate specificatamente al territorio della regione Friuli Venezia Giulia. Per cui secondo me questo può estendersi poi anche ad altri enti che ci sono all'interno del territorio, che appunto non hanno direttamente accesso a fondi di ricerca, magari hanno anche delle competenze diverse da quelle dell'università, e quindi penso che in questo modo l'università diventi davvero, risponda alla sua terza missione di creare rete tra questi enti e quindi consentire poi a questi enti di presentare progetti di ricerca, quindi accedere anche a fondi di ricerca ulteriori proprio grazie alla spinta data da queste collaborazioni. Grazie Cosimo. Qualche altro intervento sempre sulla questione sollevata dalla dottoressa Segatti? Vedo Maria Bortoluzzi. Grazie prima di tutto di questo evento, grazie dell'opportunità di averci offerto questa borsa di ricerca per Elisa Bertoldi e rendere qualcosa che avevamo fatto da quasi 10 anni, cioè questa collaborazione, queste narrazioni in lingua inglese attraverso il volontariato delle studentesse dell'università, e quindi mettendo in collaborazione l'università, la biblioteca, gli OPPI e la formazione insegnanti e quindi le insegnanti e quindi la scuola, perché l'altra istituzione ombra che oggi non è stata citata nel nostro progetto è proprio la scuola, a cui arrivano le studentesse di formazione che fanno anche questo percorso originale in biblioteca. E quindi
questo assegno del Friuli Venezia Giulia ci ha permesso finalmente di concretizzare anche delle azioni che prima non avremmo potuto fare senza Elisa Bertoldi e di portarle avanti grazie a un altro assegno di un progetto universitario. Quindi mi ricollego sia al collega Goi che parla di continuità. Sì, questo ci serve continuità perché la ricerca ha bisogno di respiro e quindi un anno forse è poco, un anno è tanto, è stato tanto, ma è anche poco in termini di tempo. E mi ricollego al collega Urgesi per quanto riguarda la ricerca potenziale di istituzioni sul territorio che hanno questa grande ricchezza ma spesso non hanno i finanziamenti e non hanno il tempo e quindi l'università può intervenire e questo finanziamento di borse di ricerca è veramente assolutamente fondamentale. Quindi ringrazio di questa opportunità e speriamo nella continuità. Grazie Maria. Altri commenti? Su suggerimenti soprattutto, no? Su come si potrebbe ulteriormente migliorare questa iniziativa, peraltro che mi sembra stia comunque funzionando molto bene. Marina Chiavesio, vedo. Sì, grazie, buon pomeriggio. Ringrazio anche io per questo evento perché sempre è bello, nel senso che appunto a volte appunto ci sono tutta una serie di progetti che però non si mettono in comunicazione uno con l'altro, quindi il fatto di avere un evento in cui si raccontano tutte queste cose anche si mette in circolazione appunto tutta una conoscenza di varie provenienti da varie discipline che però hanno in comune il tema comunque del territorio, il legame col territorio, è comunque un'iniziativa secondo me che bella e molto ricca e che arricchisce. Più che suggerimenti mi viene in mente proprio anche alcune cose proprio da mantenere, perché a volte poi nel tempo, al di là della continuità del finanziamento che evidentemente è quanto mai opportuno, ha segnalato tutti, è proprio perché si vedono i risultati dal punto di vista dell'impatto sul territorio ma anche dal punto di vista scientifico, perché poi tutti questi lavori hanno prodotto pubblicazioni, hanno prodotto presentazioni a convegni, quindi c'è la doppia dimensione scientifica, che è un ritorno anche per tutto il lavoro accademico, anche per le carriere poi degli assegnisti, per chi vuole mantenere questo percorso, e dall'altro invece ci sono appunto opportunità di sviluppo di competenze per chi poi magari prenderà un'altra strada o magari entrerà nelle istituzioni o con cui ha collaborato, quindi c'è il doppio elemento. E una cosa che nel caso specifico insomma dei progetti che abbiamo seguito noi, che è anche stata positiva, è il fatto di partecipare in due enti diversi, in questo caso appunto il cluster Arredo e il Comet, che sono due cluster, settori diversi, per portare avanti un progetto che appunto di tipo intersettoriale e che può creare delle connessioni. Allora da un lato ovviamente rinsalda delle relazioni che con il cluster, anche con Carlo Piemonte che è qui, ma con l'Arredo, ma anche col Comet, che nel tempo si coltivano e che in queste occasioni ovviamente si rinsaldano molto di più, e dall'altro appunto crea occasioni anche di lavoro su più fronti in modo trasversale, e che è un elemento positivo che è da mantenere, ecco, quindi anche la possibilità di eventualmente rimanere con più soggetti e coinvolgere più soggetti contemporaneamente, perché penso che possa essere un altro elemento di ricchezza, che dall'altro riporta, sempre che qui piaceva segnalare, ulteriori ricadute anche a livello universitario su altri fronti, perché poi sono tutti rapporti, relazioni, ricerche che ritornano anche sui corsi di laurea, sulla formazione all'interno dei corsi di laurea, coinvolgimento di queste istituzioni nell'ambito della didattica normale, quindi c'è un circuito virtuoso che si crea e che secondo me è positivo, estremamente positivo. Grazie. Grazie Marina. Altri commenti, suggerimenti, proposte? Nessun altro vuole intervenire?
Non so se la dottoressa Medeot, quindi la parte diciamo amministrativa dell'area ricerca, che è diciamo colei che ha fatto principalmente il lavoro scuro, che ha gestito anche tutta la parte amministrativa, vuole commentare. Ma guardate, intanto ringrazio tutti, la Regione, in primis professori, ricercatrici, ricercatori e i partner esterni con la quale ci siamo rapportati come ufficio amministrativo nella fase iniziale, diciamo, di presentazione e avvio del progetto. Tutti gli argomenti principali sono stati affrontati, io mi ero letta un attimo le tematiche prima del convegno. Certamente i temi affrontati che vanno dall'approfondimento dell'identità storica, sociale e culturale con le ricadute che sono state illustrate e le tematiche invece che affrontano argomenti di attualità ampliano appunto l'orizzonte scientifico e le collaborazioni poste in essere, quello che volevo evidenziare, sono proprio collaborazioni non solo tra gli enti coinvolti, ma portano con sé tutto il bagaglio di relazioni che gli enti stessi, l'università e i soggetti coinvolti hanno. Ecco. E come ha detto anche la dottoressa Collecchia, se non sbaglio il nome, noi anche normalmente siamo proprio un po' restii a collaborare, no? Siamo un po' portati a svolgere la ricerca individualmente, a svolgere l'attività individualmente, ma soprattutto in questo momento la collaborazione è fondamentale. E importante non solo dal punto di vista scientifico, ma lo dico anche proprio dal punto di vista amministrativo. Ecco. Quindi non ho altro da aggiungere se non appunto un ringraziamento a tutti per la collaborazione, per il supporto e alla Regione per il contributo offerto. Grazie. Grazie, dottoressa Medeot. Qualche altro commento? Oppure non so se la dottoressa Segatti vuole qualche altra suggestione da dare, qualche altro commento da fare. Possiamo trarre delle parole chiave, penso, da tutti i commenti che sono arrivati. Le parole chiave che io diciamo cercato di tirar fuori e che sintetizzano i vari interventi, è innanzitutto una valutazione positiva di questa misura, che se guardiamo nella dimensione singola, diciamo sono misure che dal punto di vista della dimensione economica sono diciamo non come dire, gestibili, non sono onerosissime complessivamente, però ovviamente hanno un alto valore aggiunto, direi, e quindi questo aspetto della continuità è senz'altro un punto che insomma è stato evidenziato. A me come parole chiave piacciono il fatto che appunto favoriscono un approccio multidisciplinare, che è stato insomma sottolineato, che favoriscono anche queste connessioni intersettoriali, che sono altrettanto importanti, intersettoriali non solo tra il sistema scientifico, ma anche negli ambiti del sistema produttivo, come è stato evidenziato, come connessione tra i due ambiti settoriali che sono rappresentati dai cluster. Un altro aspetto interessante è questa funzione di essere strumenti che fungono da catalizzatori, sia diciamo di soggetti che possono quindi costruire delle reti di relazioni, delle reti di collaborazioni che sono sicuramente utili per far emergere nuove idee, nuove progettualità, e quindi possono essere anche degli strumenti che poi innescano l'attrazione di nuove risorse attraverso appunto dei nuovi progetti.
E poi anche la dimensione delle competenze, anche questo è un aspetto che a me è piaciuto molto, che è stato sottolineato dalla professoressa Chiarvesio, che proprio appunto favoriscono la creazione e lo sviluppo di competenze di questi ricercatori, che possono poi spenderli appunto nel loro futuro professionale, che può essere un futuro appunto all'interno del mondo scientifico, quindi legato a una carriera accademica, ma anche appunto al di fuori dell'ambito scientifico, quindi nel sistema produttivo, diciamo qualunque sia la carriera che viene scelta dai ricercatori a conclusione di questa esperienza. E quindi proprio nel sottolineare questo aspetto appunto della dimensione del capitale umano, io vorrei appunto chiudere questo intervento e appunto ringrazio tutti per gli spunti che avete offerto. Grazie alla dottoressa Segatti. Allora, prima di concludere, vorrei dare la parola al magnifico rettore, e poi vedo che l'assessore Rosolen non è più presente, quindi direi, se non ci sono ovviamente altri interventi da parte della platea, appunto darei la parola al magnifico rettore prima di concludere appunto l'evento. Prego, magnifico. Caro Alessandro, grazie a tutti. Penso che siano state dette delle cose molto importanti, non solo durante le relazioni e presentazioni, ma anche durante gli interventi della tavola rotonda. Ringrazio in particolare anche per l'ultimo intervento che ha fatto la dottoressa Segatti, con cui abbiamo una lunga frequentazione e discussione su questi temi, tentiamo di miscelare sostanzialmente il sacro con il profano e farne uscire qualcosa, un nuovo Dio. Però al di là di questo, che mi pare il vero proprio trasferimento tecnologico, tante volte si parla, no, di trasferire un processo, un know-how, un meccanismo, un'idea. In realtà sono proprio le persone che fanno, come diceva il Carlo Piemonte all'inizio, da traduttori e interpreti. È chiaro che poi bisogna creare le condizioni in cui ci sia le diverse lingue si incontrino, e queste sono proprio queste cose qui, dei contenitori, un contenitore di ricerca, può essere un contenitore fisico, può essere un contenitore di idee. Io quello che devo vedere, perché poi in realtà diventa di successo win-win, quando in realtà non è solo un sostegno ma un investimento, quando uno più uno fa un pochino più di due. Io ho visto l'università, tutti gli altri enti coinvolti con obiettivi diversi, ottiche diverse, e questo va bene. Ma allora, a questo modo, quello che possono generare questo tipo di attività, da quel che abbiamo imparato oggi, ma conferma quanto abbiamo sentito anche poco più di un anno fa, crea un nuovo modo di vedere. Cioè l'università, per esempio, può avere, porta dalla sua l'approccio metodologico, scientifico, un certo modo di vedere l'attività della ricerca, però ne trae comunque anche spunto per focalizzare su argomenti, come diceva Cosimo o altri, che non sempre sono apparentemente così sulla cresta dell'onda da poter ricevere la massima attenzione quando c'è da fare delle scelte. E quindi si possono anche generare veramente delle nuove anche proposte, idee di sviluppo di nuove, chiamiamole, ambiti di ricerca, ma questa non interessa se sia ricerca applicata, è buona ricerca calata in un contesto che effettivamente può trarre vantaggio da questo tipo di attività. E quello che è molto importante è, siamo partiti con l'idea di rapporto con il territorio, siamo arrivati a sinergia, creazione di rete, valorizzazione anche di altri enti che sono presenti, che con l'università, assieme all'università, il tutto mediato dalla regione, anzi, come ci siamo spesso detti con Chetti, costretti dalla regione, perché se no non lo fanno, giusto, dimmi se sbaglio, e trovano poi alla fine la capacità di focalizzare su qualcosa che porta veramente un vantaggio. Allora lì diventa un investimento. E quindi per me è massima soddisfazione, cioè in realtà l'università fa il suo ruolo in un contesto, università territoriale peraltro, in un contesto in cui svolge le sue mission assieme alla componente dell'amministrazione regionale e ad altri enti che sono e possono e devono entrare in un contesto in cui condividiamo degli obiettivi comuni, magari anche nuovi e diversi.
E quindi massimo apprezzamento, e per non ripetere cose di altre volevo solo, a parte salutare il sindaco Fasan, ma tranquillizzarlo quando lui dice spero che continui la collaborazione con l'università. Non ho capito che cosa gli debba, lo debba mettere in dubbio, anzi, cioè, voglio ricordare che partendo da un premio di laurea siamo arrivati praticamente con l'attività progettuale sul risanamento anche del sito inquinato sul tavolo di lavoro del gruppo di lavoro di Renzo Piano. Quindi ha voglia che non molliamo, ci mancherebbe altro. Ecco, io non so lui quanto resti sindaco, ma insomma i problemi, sta seminando molto bene. Io ho anche altri 5 anni da rettore, ma i ricercatori che fanno davvero il loro lavoro bene ci sono e sono determinati. E devo però raccogliere quello che ha detto lui stesso per rendere ancora più forte questa cosa. Abbiamo fatto una convenzione non solo con quelli che sono coinvolti in un aspetto, ma in una serie di aspetti che riguardano un ambito territoriale importante anche dal punto di vista storico, come Tor Vic Sposa. E la prima cosa che si fa, al di là di fare una bella firma, e dovremmo fare una cerimonia, non c'è dubbio, appena possibile, ma si investe su un giovane, un bel assegno di ricerca. Ecco, questo credo che sia proprio il modo anche per chiudere, perché questa iniziativa, questa di che abbiamo visto oggi, è esattamente, andava in quell'indirizzo lì, e quindi a maggior ragione bisogna che sia sostenuta dalla regione, da noi e da tutti gli attori che hanno partecipato adesso, e naturalmente ad altri che si renderanno disponibili. E quindi io, come auspicio, non solo che continui, ma non è la questua, dottoressa Segati lo sa bene, ma anche forse inviterei a valle di questi incontri che arrivino anche delle sollecitazioni per tematiche, argomenti, rete nuovi, perché questo devo dire che Regione, ovviamente anche l'Università, sono assolutamente sensibili a tutto questo e disposti a mettere ognuno quanto di sua competenza, così come gli altri attori che hanno partecipato a questa bellissima esperienza. Quindi io sinceramente grazie a tutti, naturalmente, compresa la Raffaella Medeot, che conosco da molto tempo e mi ha supportato anche come delegato alla ricerca. Bene, allora direi che con questa sintesi e con queste meglio sintesi fatte dalla dottoressa Segati e dal magnifico rettore, direi che sono le perfette conclusioni per questo evento, che veramente credo sia stato di successo, come è stato di successo l'intero progetto, perché come è stato più volte evidenziato, il capitale più importante è il capitale umano, e tant'è vero che anche aree come quelle umanistiche, delle scienze sociali, che vengono meno citate, si dice sempre che mancano tecnici, che le aziende hanno bisogno di tecnici, eccetera, ma si vede come anche queste aree, se opportunamente valorizzate, collocate anche all'interno di realtà aziendali, possono dare un contributo fondamentale, oltre al fatto che appunto questa interdisciplinarità, questa sinergia è sicuramente un elemento vincente per tutti, per l'università, per le aziende, per gli enti e per il territorio. Quindi io chiuderei qui questo evento ringraziando nuovamente tutti coloro che hanno partecipato, quindi a cominciare dal magnifico rettore, dall'assessore regionale Rosolin, dalla dottoressa Segatti, da tutti i ragazzi, tutti gli assegnisti, nonché tutte appunto gli tutor dei soggetti ospitanti e i referenti universitari. E la dottoressa Medeot, altro personale dell'area ricerca. In particolare vorrei ringraziare la dottoressa Missana per aver organizzato con maestria questo evento. Quindi grazie a tutti, e direi che a questo punto ci rivedremo l'anno prossimo, perché contiamo sono già partiti, perché sono già stati banditi gli assegni, quindi l'anno prossimo e gli altri anni a venire contiamo ancora per ritrovarci, sperando di essere in presenza appunto l'anno prossimo e rivederci tutti in presenza con un buffet finale, ecco. Ok, va bene, grazie a tutti ancora e buona serata. Grazie, arrivederci a tutti. Arrivederci.